Come abbiamo visto, quando avviciniamo una calamita a un circuito, il campo magnetico nei pressi del circuito aumenta e all'interno del circuito si genera istantaneamente una corrente elettrica indotta, che è dovuta alla variazione del flusso magnetico attraverso la superficie delimitata dal circuito stesso. La corrente indotta nel circuito, a sua volta, genera un campo magnetico. Ma come è fatto questo campo magnetico indotto? Per scoprirlo, dobbiamo per prima cosa capire qual è il verso della corrente indotta nel circuito. Supponiamo che la corrente indotta circoli in senso orario. Il campo magnetico indotto, in questo caso, sarebbe rivolto verso il basso, proprio come quello della calamita. Ma un campo di questo tipo non farebbe altro che accentuare l'aumento del flusso magnetico totale attraverso il circuito. E ciò allora creerebbe una corrente indotta più intensa e un nuovo campo magnetico indotto, innescando così un processo senza fine. Basterebbe, insomma, far variare il flusso del campo magnetico attraverso un circuito per ottenere gratis una quantità di energia elettrica illimitata. Ma tutto questo è in contrasto col principio di conservazione dell'energia. Ne concludiamo che nel nostro caso la corrente indotta deve circolare invece in senso antiorario, in modo da contrastare l'aumento del campo magnetico innescato dall'avvicinamento della calamita. Queste considerazioni sono riassunte nella legge di Lenz, secondo la quale il verso della corrente indotta è sempre tale da opporsi alla variazione di flusso che la genera.